Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video gameplay insieme al nostro amicone Gianluca. Ciao Gianluca, grazie di essere di nuovo qui. Ciao, grazie a te e grazie a voi che ci seguite. Allora, dopo due belle tedescate come Atiwa e Findorf, di cui trovate il link qui in alto nel video o in descrizione, oggi vi portiamo un'opera italiana, ovvero localizzata in Italia, da Asmodee, ovvero la nuova espansione di Medov Downstream. Un'espansione che aggiunge questo bel fiume al gioco base. Ma prima di partire con il gioco, vi ricordo brevemente di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere le prossime novità. Vi ricordo di seguire me Gianluca su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. E poi un ringraziamento a Stefano Di Blasone che ha sponsorizzato questo video. Potete acquistare la vostra copia di Downstream, di Medov, con il 15% di sconto. Trovate il link in descrizione per andare direttamente al negozio e qui sulla destra trovate il codice sconto per ottenere appunto il 15% di sconto. Possiamo iniziare a giocare. Allora, innanzitutto vi ricordo che potete trovare il mio tutorial di Medov, anche qui trovate il link qui in alto nel video dove vi spiego le regole del gioco. Il gioco con questa espansione è uguale, non cambia nulla, abbiamo l'aggiunta del fiume. Molto brevemente cosa fa questo fiume? Ci dà questa nuova pedina che rappresenta un kayak. Noi acquistando, come vedrete, delle tessere fiume, no, giocando delle carte fiume, scusate, potrete andare avanti col vostro kayak. Andare avanti sul fiume ci permetterà di ottenere azioni aggiuntive e punti a fine partita. Abbiamo un terreno in più che è il terreno acquoso, infatti qua ci saranno dei pesci, degli animali marini. E avremo due simboli in più, ovvero il simbolo del pesce e il simbolo, questo simbolo di una tenda triangolare che ci permetterà di ottenere degli obiettivi all'interno del fiume. Per il resto il gioco è completamente uguale. Quindi noi partiamo a giocare tranquillamente, quelle poche cose che varieranno ve le diremo durante la partita. Dobbiamo scegliere una riga per il setup. Allora, iniziamo? Sì, iniziamo. Allora, inizi tu sempre per ospitalità, ovviamente. Ovvio, come no? Ah, questi sono i tuoi segnalini bonus. Allora, devo scegliere una riga e pescare una carta nord. Allora, vediamo un po' che cosa offre la casa qua. Allora, io... Le case... Allora, io prendo questa, che c'ha due zampe, non so cosa male ne farò. Allora, prendo questa, è la carta nord. Questa è la mia mano iniziale. Fatto ciò devo scegliere quale terreno utilizzare e io utilizzerò lo scarafaggio e il pesce. No, non c'è il pesce, c'è la rana. C'è la rana e... no, utilizzo... La rana può servire... Beh, intanto tu gioca, io... La rana e lo scarafaggio, vai. Abbiamo il limite dei territori, dei terreni sempre a 10, non è cambiato nulla. Abbiamo una tessera in più. Abbiamo questa tessera di selezione per il fiume che potremmo utilizzare negli spazi appositi. Non potremmo utilizzare quelle numerate che andranno solo qua nella passeggiata, mentre quella jolly possiamo utilizzarla sia nelle passeggiate come prima, sia nel fiume. Non abbiamo un numero sulla goccia, infatti quando io vado a mettere un segnalino sul fiume posso prendere qualsiasi carta della riga o colonna selezionata. Allora ti devo chiedere una carta perché questo certo. Simbolo cosa vuol dire? Ah, quel simbolo lì a me non mi è mai capitato. C'è un alce... È di una busta o è dell'espansione? Sai che c'hanno le buste da aprire? Ah, eppure io la busta non l'ho mai aperta. Sono però, 5 eh. Buste. Non ho mai aperto le buste. Vabbè, scartala. Secondo me è di una busta. Anche secondo me è di una busta. Però si vede che è uscita fuori Ho sbagliato. È uscita fuori, vabbè, non fa niente. Anche perché quel simbolo non c'è nel regolamento, quindi direi che è di una busta. Facciamo finta. Allora, niente, puoi iniziare. Posso iniziare? Il tuo turno, guardo, ma secondo me no. Giusto per curiosità, che numero è quella carta? Sai che ha il numero e lettera? Q62. Q62, eppure c'è Muflone Europeo. Non lo so.
subito capitata una bella fac. Se qualcuno sa che cos'è quel simbolo con l'alce con una X, ce lo dica. Questo qua non lo so. Ammetto di una non busta, però io ho aperto solo due buste su 5. No, io non le ho aperte, ammetto di non averle aperte, quindi vabbè, proseguiamo. Vabbè, proseguiamo. Allora, io partirò subito, deciso. Hai deciso? Sono indeciso. Sì, sono indeciso, ma partirò con questo. Ok, e vado a coprire lo scarafaggio. Rifila solo la carta, grazie. Allora, vediamo un po'. Allora. Tra l'altro, cosa abbiamo qua? Abbiamo un fiore. C'è un fiore? Un fiore c'è. Allora, io faccio così. Dov'è la 1? La 1, la 2 o la 3? Vado qua, mi prendo questa e vado a giocarmi questo terreno qua. Vai, refilla pure. Sarai il refiller ufficiale di questa partita. Mo basta veramente, però. Sì. Ok, sì, questo gioco è molto rilassante, ma in realtà è anche molto cervellotico, perché dobbiamo stare a incastrare qualsiasi tipo di... Ecco, lui ha utilizzato una tesserina, un segnalino fiume per prendere quella carta. Stessa cosa quando prendiamo una carta andiamo a rifillarla. Ok, è la mia volta. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Anch'io vado sul fiume, vado qua e mi prendo questa carta. Vado a rigirare, adesso gioco questa carta qua che mi richiede un fiume, un terreno forest, cos'è? Alberi, foglia, non so cosa c'è. È un terreno roccioso. Vi faccio vedere questa carta qui. Questa è una delle nuove carte fiume. Le carte fiume, al posto... Cioè, in realtà questa mi dà anche dei punti. Però vedete che qua c'è una pala di un kayak. In base a quante frecce ci sono su questa pala, io avanzo con la mia pedina kayak sul fiume. Quindi in questo caso io, oltre a ottenere due punti a fine partita, ottengo anche un movimento sul fiume. Quindi vado a prendere la mia pedina e vado avanti di uno. Io sono al giallo e vado avanti. E questa la piazzo amichevolmente. Amichevole Spider-Man di quartiere, lo metto qua. Tocca a te. Me le piazzo qua così. Il triangolo è un simbolo importante, no, non l'avevo considerato, perché mi permette di avere questi tre punti. Tra l'altro i segnalini punteggio non me li sono neanche presi. Fubbo, fammi vedere, vado, me li ho messi. Eccoli qua. Allora io gioco questa, vai, che mi dà... Deve andare o sulla larva o sullo scarafaggio e su un simbolo di fiume, di mare. Quindi non mi ricordo, scusa, posso coprire o il simbolo allora, di mare il pesce, vi faccio vedere il pesce. No, il pesce va solo sul mare. Dammi la carta, faccio vedere ai telespettatori, amici. Allora, il pesce è un nuovo simbolo. Ci richiede ovviamente il terreno marino, acquatico, scusate, non marino, e poi un simbolo, in questo caso è un verme, uno scarafaggio. Però attenzione che noi dobbiamo avere questo simbolo, ma il pesce, come specificato da quest'icona, va messo solo esclusivamente sul terreno acqua. Quindi Gianluca sarà obbligato a metterlo sul terreno dell'acqua. E avanzo di uno. Ok. Allora... Vediamo un po' che cosa posso ricordami fare. Questo bonus, me l'hai detto prima. Allora, quando passi qua, puoi pescare una carta o dal mazzo fiume o dal mazzo est. Ok.
Allora, vediamo un po' che cosa ho io qua. Allora, il triangolo non l'avevo considerato. Il cioffellino a caso. Ah, qua ho una carta anche. Il refiller è distratto, eh? Il refiller. Ma questo è un coglione. Allora, qua mi serve. Mi compro quello. Il telefono no. Allora, faccio due. Mi metti due di là e mi prendo questa carta qua. E vado a giocare. È un bel problema questo, perché giocare qualcosa devo giocarlo. E se poi te ne penti? Ma mi sa che me ne pento poi. Vabbè, il triangolo uscirà di nuovo. Facciamo che io lo gioco sulla roccia. E roccio, sì. Gioco questo. Mi tolgo il triangolo, vabbè, me ne pentirò su giù. Ma se... questa azione bonus, posso pescare anche le sì, mazze. L'azione bonus del prendere una carta da dovunque può essere fatta sia qui che qui. Questa qui invece che prendi tre carte, ne scegli una e ne rimetti due nel mazzo, può essere fatta sia qui. Allora, me ne di tre. Gliene dio. Me ne di... Ecco qua. E mo' basta veramente, però. Ma lì in mezzo ci sono altre carte col mare, vero? Sì, io ce n'è. C'è altre sì, carte... sì, 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 ci sono le carte terreno, sì. Allora. Hanno il pesce. Hanno o pesce. E non posso giocare a carta perché ho fatto... No, hai fatto l'azione speciale. Tocca a lei. Sì, sì, tocca a me. Allora, tocca a me, tocca a me. Allora, io vado... Mazza, non c'ho una... niente. Bah. Tre. Vado qua. Anzi... Scusate, abbiate pietà. No, per forza, vado qua, prendo quello. E vado qua sopra, sulla casa, gioco un'altra casa, però mi dà anche... il fiorellino. Vai. Tocca a te. Cosa facciamo? Ok. Piazza il terreno numero 4. Allora. Io vado. Alberi non ne ho. Non ne ho niente. Allora io col 4 mi prendo l'albero. E con casa e scarafaggio, gioco l'uccellino e lo gioco sullo scarafaggio. Ok, io metto la tesa speciale laggiù. Ok, e giochi due carte. Reclamo l'obiettivo perché ho visibile, non mi ricordo se prima di giocare di farla. No, puoi qua. Farlo in qualsiasi momento della tua azione. Okay. Io ho visibile il pesce e la bacca. Ok, cioè in questo caso tu potrai, l'obiettivo l'hai fatto, se vuoi coprirla li puoi coprirla, non succede niente. Ok, e gioco due carte, ma è fino a due carte, quindi potrei una è sicuramente sì. Questa. E l'altra è sicuramente...
Tocca a te. Ok. Voglio mettere solo quella di là perché si vede solo fino a qua l'inquadratura. Mettila di là. Grazie. Ok, perfetto. lo spazio è qui purtroppo, diciamo. Qualcosa sembra presentare problema. Sì, sì. O se no puoi andare anche qua sopra, in alto. Purtroppo qua questi giochi sono sempre più voluminosi. Sì, mettili lì, va bene. Allora, io vado qua. Vado qua, due carte, reclamo anch'io l'obiettivo, ho fatto casa e fiorellino. Casa e fiorellino e quindi adesso io vado a piazzare due carte. Non mi ricordo solo una cosa, posso reclamare due obiettivi in un turno? No. Ok. Piazzo. Copro l'uccellino con la bacca. E faccio due punti e poi piazzo l'albero. Turno finito. Turno finito. Quindi raccogliamo il passeggiatore, va avanti. Ah, io sono andato, siamo andati avanti di uno. Sì, siamo andati avanti poco con il fiume. Allora, io i gialli, se mi passi i gialli, please. Questo è tuo. Primo giocatore passa me e gioco. Allora, vediamo un po' che cosa si può fare. Allora io vado qua e posso reclamare un altro obiettivo perché ho il fiore e la bacca, quindi prendo tre punti. Faccio quello che pesco tre carte e faccio... Vado dal fiume, così avanzo un po'. Mamma mia. Vado. Ma cioè, proprio peggio non poteva andare. C'è qualcosa che mi interessa, no? Prendiamo questa. Vai. Sì, quello non ha bisogno di niente. Sì, diciamo che questa espansione ti dà possibilità di fare più cose, in realtà senza stravolgere il gioco. Puoi spostare l'attenzione più sul fiume e quindi andare avanti e fare punti azioni extra oppure fare punti con le carte. Il che non è niente male. Allora, qui a me servirebbe quella. Allora, con 2 prendo la farfalla e poi vado a giocarmi. Allora, questo verme mi dice di avere un albero e un terreno marittimo. Io mi vado a coprire l'albero, sì, e vado avanti di 2 col kayak. 1-2. Ho raggiunto questa, posso pescare una carta o dal mazzo fiume o dal mazzo est e vado a pescare dal mazzo est. Scusate, un po', siamo un po' stanchi e è ora tarda. Vai. Bene, non mi serve una mazza. Ottimo. La mia volta? Sì. Sei stato troppo veloce. Penso che c'è gente che mi sfotteva perché facevo un po' di paralisi da nave. Ma questo un po' ti porta a pensare. Io sono un pochino un pensatore, però non mi ritengo uno che fa paralisi da nave. No, sì, confermo. Allora, io... Io ho preso questa, ma perché ho preso questa? Non mi ricordo manco perché ho preso quella. Oh ragazzi, ho preso... Ah, per questa ho preso. Allora, io vado a... Mi sono giocato la scala.
C'è qualcosa con degli scarafaggi. Cosa serve qua? Ah, i funghi, mi serve un fungo. Dov'è che serve il fungo? No, sto guardando qua. Allora, con uno mi riprendo il triangolo. Il triangolo. Ma questo per reclamarlo deve essere arrivato qua. Eh? Deve essere arrivato qua. Se tu quando arrivi qua decidi o vai dritto e la fai lunga, però non reclami l'obiettivo. L'obiettivo lo reclami se tagli da qua. Ok. E quando passi qua. Allora, io adesso gioco la farfalla che mi richiede una foglia. Una foglia e un verme, io vado a coprire il terreno foglia, quindi copro la bacca. Porca bacca, vai. Può far bacca, sì, sì. Come vedete ci sono dei punti qua. Quando noi andiamo a sorpassare i punti, ci assicuriamo il punteggio che abbiamo sorpassato a fine per fine partita. Alla fine della partita, in base a dove sarà posizionata la nostra pedina, prenderemo punti per l'ultimo numero che abbiamo oltrepassato. E tocca a te. Sì, scusa. No, no, niente. Si figuri. Allora, io già intanto mi faccio tutti i possibili scenari. Allora, vanno bene. Questo cosa vuol dire? Deve avere una strada? Ti dice, lo metti su una strada. Deve avere una strada e deve avere anche un pesce Lo metti nella sulla tua strada. Passeggiata, ma lo metti sulla strada. Ok. Ma sì, prendiamo un pesce. E gioco questa qua. Cosa fa? Due avanzamenti. Puoi pescare una carta o dal mazzo fiume o dal mazzo est. Ah, niente, ce l'ho con sto mazzo. Una carta dal mazzo fiume. Fiume. Ecco lei. Allora, cosa mi può servire? Sto cazzo. Allora, la casa ce l'ho, i volatili lì, le aquile arriveranno col nord, quindi adesso non c'è niente, quindi quello è bloccato per adesso. Il triangolo è qua. Allora io faccio, mi ce l'ho più. Allora io faccio così, prendo e gioco direttamente. Tuo. Qua ci sono dei segnalini cascata che vengono messi qua e qua. Praticamente alla fine di questo turno, e tra questo e questo, noi andremo a cambiare tutte le carte del fiume. Come quando noi passiamo la clessidra e andiamo a cambiare tutte le carte che ci sono sulla passeggiata. Di fatto? Sì. Allora, adesso, mi è rimasto un 4 e un jolly. Casa uccellino. Uccellino non ce l'ho. L'albero non ce l'ho più. La bacca non ce l'ho più. Allora, vado sul fiume. Vado sul fiume e vado a prendermi questa carta qui. E con questa carta qui io vado a giocarla subito qua, perché ho sia il fiore che il terreno fiumoso, quindi la vado a giocare due passi sul fiume. Tua. Quanti terreni hai? 3, 3, 6, io ne ho 5.
come dicevo prima Gianluca, se noi passiamo di qua possiamo reclamare un obiettivo che c'è qua, abbiamo un segnalino in più che non va nel falò ma va solo qua, quindi abbiamo due coppie di obiettivi, una ha sempre, cioè hanno sempre il triangolo, però una in questo caso al lupo e una al fungo. Se noi quando passiamo di qua riusciamo a soddisfare uno dei due, anche tutte e due ne facciamo sempre un solo obiettivo, andiamo a piazzare il nostro segnalino da tre punti. Possiamo farlo tutti quanti, quindi se passa prima io, poi ci passa lui, possiamo comunque reclamare il nostro obiettivo da tre. Devo giocare una carta, sì, scusate. Sì. Non vi ho detto, sotto c'è un altro fiume. Sono due tipologie, lento e veloce. Cambia... allora, le carte fiume sono le stesse, cambia proprio il fatto che di là abbiamo altri due tipologie di segnalini che ci fanno fare cose in più, ma non abbiamo queste carte. Queste sono carte che noi prendiamo se passiamo di qua o di qua. Abbiamo la diga dei castori, che è una carta che possiamo giocare, che ci dà sia punti che un avanzamento sul fiume. Qui invece abbiamo una carta tramonto, la mettiamo nella nostra passeggiata sulla strada, e sono piazzate in ordine numerico decrescente, quindi la prima carta vale 4 punti, la seconda 3 punti, e se sono due giocatori ne prendiamo o 4 o 3. Tocca a te. La casetta da dove è? Da che mazzo esce, ti ricordi? Tu l'hai fatta subito. La casa? Le case escono dall'ovest. Sì. Almeno la maggior parte esce lì, anzi senza la maggior parte, escono lì. Allora, io mi è rimasto uno da 4, quindi io gioco due carte, che potrebbe essere una buona idea. Gioco due carte, vado a giocare. Allora, qua triangolo e faccio un movimento. Alla fine partita avrò comunque 3 punti. E poi vado a giocare questa, che mi chiede un terreno marino, un terreno acquoso, una farfalla che ho fatto e poi un vermino. Lo metto qua e faccio altri 3 avanzamenti, 1, 2 e 3. In questo caso cosa posso fare? O prendo una tesserina strada, oppure posso scartare una carta e pescarne due dallo stesso mazzo. Quindi in questo caso io a me mi... scarto questa carta sud e va sotto sud e pesco due carte del sud, non ero obbligato, va due a sud del sud, me ne dà due, ok, non le devo scartare, le tengo semplicemente in mano, okay. Perfetto, allora io devo... peggio di così non si poteva. Vi ricordo, io non uso mai la regola, però c'è, che se quando giochiamo una carta dobbiamo sostituire un simbolo che non abbiamo, possiamo scartare due carte per sostituire quel simbolo che ci manca. Infatti lo stavo per fare prima. Tuttavia... col 2 posso andare qua. Mamma mia, ho pescato veramente una roba brevriosa. Per forza qua e gioco questo. No, gioco questo che mi chiede due foglie e un coso. Vabbè, ok, e faccio un avanzamento. Buono. È finito il turno? Sì, è finito il turno. Quindi lui va avanti. Allora, cosa facciamo? Prendiamo tutte le carte fiume, le togliamo, le mettiamo come sempre sotto al mazzo e ne mettiamo altre 6. Così. Oh madonna mia. Facciamo così, facciamo. Ecco, vedi, questo è un terreno pesce. Un altro terreno pesce. Terreno pesce, terreno fiume. Mi riprendo tutto. E il segnalino, il primo giocatore, passa a te. Vai, tocca a te. La carta che vuole. Poi me li metto qua, va? Vabbè, io devo andare a prendere due cose. Ah, due io ho le tesserine strada, guarda, è una roba che non uso proprio in emergenza, non la faccio quasi mai. E allora perdo più questo.
Ok. Perfetto. Allora, prima ho pescato veramente una roba oscena. Ma veramente oscena proprio. C'è qualcosa che mi può servire. Quella ne è una. L'albero. L'albero come lo faccio? Allora, con due prendo questo e vado a giocarmi questo qua, un altro terreno, arrivo a 6, vai. Allora io gioco questa, scusate, sì, e gioco due carte. Ma già la seconda, già due volte il falò sei andato. Sì. E gioco questo, che mi chiede di avere il pesce visibile. 1, 2, 3. Sì. E poi gioco... 3 o 4? No, 3. 3. Ah, sì. La valigia si può giocare, sì, è un tramonto. Sì, sì, una, sì, sì, sì. Un tramonto, certo. Un coso. Una passeggiata. Una passeggiata. È un pozzo di bavua! Ma non senti come suona male da Dio? Qua è una citazione. È culturosa. Vabbè, 3 punti, ok. Tocca a te. Io sono in crisi, mi è andata male con quella pescata di prima. Uccellino non ce l'ho. Senti, facciamo così. Allora, mi metti per favore quella da 1 là e prendo quella lì, bravissimo. Appena detto che queste non le uso, vabbè. La casa ce l'ho e la gioco. La casa dov'è? Io faccio la stessa cosa, prendo questa. Io ho la bacca. Porca bacca. È stata proprio una baccata. figa, scusate. Francesismo. Ecco, sto cercando sta casetta da... Ma tanto, guarda, io non è che ne ho molto bisogno, quindi te la posso anche lasciare. E mo basta veramente però. Mo te la posso anche lasciare. Quello che non riesco a capire è come andare avanti su sto fiume maledetto. Allora, faccio così. Vado qui. Mi prendo questa valigia. Che bello. E vado qua. E faccio 2 movimenti. 1, 2. Vai. Ok. Allora, io vado a prendere il... devo usare per forza questo. Vado a prendere sta stramaledetta casetta. Con la quale mi copro l'albero e il triangolo, però... Il triangolo no, ma ce n'è uno. Sì, anch'io prima, però praticamente l'ho ritrovato. No, ma ce l'ho, ne ho uno qua. La casetta. E metti una carta lì. Finalmente sta maledetta casetta. È arrivata la casetta. Sì, finalmente sì. Ok. Ah, la staccionata. Vadi. Ci vuole un pesce che io non ho. Devi avere un pesce a fianco. A fianco, sì, sì. Io il pesce non ce l'ho. Il che, insomma. Staccionata non ce l'ho. Rana non ce l'ho. E ramen? È proprio una schifezza, ma veramente. Oh. Vabbè, io vengo a prendermi il pesce. Ah, quindi puoi usare anche questa bonus per andare sì, lì. Sì, sì, quella lì jolly vale, è l'unica tesserina che vale anche per il fiume. Ok, me l'avevi detto, mi era la perdono, la gioco subito. Ok. Come detto, tutte le altre tessere col numero non possono essere giocate sul fiume. Vado a prendermi questo, lo gioco subito e faccio un avanzamento. Oh, è arrivato il... Oh! Il title track, l'animal cover animal. Allora adesso due così.
Non c'è limite al numero di strade che puoi avere, vero? No. C'è un limite allo spazio per le colonne. C'è un limite allo spazio sul tavolo, se non vogliamo saperlo. Eventualmente, direbbe il mio amico Ario, eventualmente. Salutiamo Ario. Ciao Giulio. Ario. Mitico. Allora, io con tre... Stiamo io e tre vicini vicini. Esatto. E vado a fare questi benedetti funghi. I funghi mi coprono un verme, che però il verme mi serve, e mi coprono la farfalla. La farfalla non mi serve. Una farfalla non fa primavera. Non lo so, vai. Così dicono. Così dicono le rondini. Dopo entrano in gioco le carte Norde. Poteva salvare il mondo, ma anche no, ma anche no. Solo l'uomo poteva salvarlo, ma non lo sa. Cosa ti è rimasto in mano? Il 3. Il 3. Oppure pesco da un mazzo. Sì, puoi ancora farlo. Io sto pensando come utilizzare il mio 4 di dopo. Allora, quello là mi chiede due di quei terreni. Paludi. Due paludi. Sì. Potresti fare un albero. Quello lì. Questo? Sì, perché ti chiede una prateria e un... Una... Grazie. Cos'è? Non l'avevo visto. Grazie. Si figuri, è un piacere. Però non lo farò adesso, in realtà, perché io devo giocare. O prima togliermi sta stramaledetta casa. Che ho qui dall'inizio, tipo, allora, casa e bacca. Ma la bacca non ce l'hai più. Ma mi dà la bacca. Ah, ti dà la bacca. Sì, sì, scusa. Devi no, è vero, devo coprire la casa. Sulla casa, sì. La casa, scusate. Chiedo scudo. Mettitelo qua. Ok, spazio. Tanto si vede bene lì, c'è quello spazio. Anche se, in realtà, prima di giocare, anzi no, scusa. Metti qua, qua. E lì è la visuale è coperta, ecco. Qua si vede? Sì. Allora, aspetta, prima di giocare questa, sì. Gioco questa sul terreno fiume. È vero che copro un pesce, perché mi chiede due fiumi. Due acqua. Due acqua, sì. Io due avanzo mare, di due sulla canoa, e quindi poi pesco una strada o rimuovo una carta dalla mano. E ne peschi due da un mazzo solo. Che può essere anche il mazzo nord? No, il mazzo in gioco. Quindi il nord in questo caso non è in gioco. E allora lo faccio dopo, perché voglio pescare dal mazzo nord. Quindi chiedo scudo per avermi fatto l'azione, chiedo scudo anche ai tuoi amici ascoltatori. Veditori, telespettatori, ok. Io ancora una e con 4 mi prendo quella in fondo, molte grazie. Ups. Allora, questa non la posso giocare, questa, ma proprio, ma neanche se lo vedo, posso giocare questa su un verme o uno scarafaggio. Siccome lo scarafaggio ce l'ho già, io la gioco su un verme e faccio altri due punti. Io ho finito e tu hai finito, quindi finito. Ok, adesso allora, si cambia tutto. Allora, lui passa di qua. Dobbiamo cambiare qua, queste vanno giù. Allora, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a sostituire il mazzo sud col mazzo norde, sudde. Allora, sud, metti pure qua. No! Incidente diplomatico. No, vanno in fondo, no. Ah no, tanto chi se ne frega. Non si pesca più da lì? No, no, okay. No, non si pesca più da qui. Passami mettiamo qua la mia tesserina, per sì, favore. Ecco qua. Adesso le carte entrano in gioco, le carte nord che sono più remunerative. Subito il rapace, Frosinone rapace. Culone. Ok, Frosinone culone.
Sono più remunerative, ma ci chiedono un pacco di roba. Tipo due uccellini, non li avrò mai. Tocca a me? Eh sì, perché un giocatore ce l'ho io. Allora, due uccellini non ce li abbiamo. Lì invece vuole una rana, che non ho più. Una zampa. È un po' niente. No, vabbè, non facciamo, lasciamo stare. Allora. Il fiume invece mi chiede 1, 2... due zampe, no, la vacca non ce l'ho più, terreno. Senti, io vado al fiume e mi metto un altro pesce, metto qua e vado avanti di uno qua. È la tua volta, parei. Adesso io che sono qui, dopo, nel caso in cui andassi avanti, ma andrò sicuramente avanti, dovrò decidere o di fare il giro lungo e fare queste due azioni eventualmente, o tagliare di qua per ottenere i punti dell'obiettivo della coppia. Che in questo momento, avendo i funghi e il triangolo, posso ottenere. Cosa sta facendo? Ah, ok. Due, ho preso acqua. La carta lì e gioco due acque. Quindi adesso faccio quella robaccia, sì, che sto facendo prima. E poi prenderlo. Peschi. Cosa fai? Peschi due no. Devi scartare una carta e pescare due da un mazzo. Che deve essere in gioco. Sì, quindi non peschi dal sud, peschi da tutti gli altri. Va bene. Mazzo nord, buono. Mettila pure sotto e ne peschi due. Ok, e tocca a te. Tocca a me. Allora, io vado di nuovo al fiume con il jolly. Prendo e gioco questa carta qua, che mi chiede tre terreni acquatici. E io lo vado a mettere qua. Mi fa fare tre passi in avanti sul fiume. Io decido di tagliare perché voglio fare l'obiettivo, quindi faccio 1, 2, 3. L'obiettivo del triangolo del fungo ce l'ho, quindi vado a mettere il segnalino, tre punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, io gioco due carte dalla okay. mano. Una sarà questa. Mamma, non c'ho niente. E l'altra sarà questa. Ok. Ignorando un uccellino. Perché mi manca. Ah, scarti due carte, ok. Sì. Sì. Che in realtà sono belle, quindi aspetta. Tanto il fiore non ce l'ho. Sì, scarto queste due. Mettile pure sotto il mazzo nord. No, una su, sud, dammela qua. Ok, e reclamo l'obiettivo lì, perché devo avere il pesce e il rapace. Bravo. Ok. Anzi, tu hai il pesce visibile, sì. Io ho il pesce visibile. Okay. Allora, io non so cosa fare. Perché c'è tutta roba che io non avrebbe. Ma no, proprio non avrebbe. Allora, io con l'uno prendo questo. E lo gioco
subito. Il terreno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso mettere ancora il terreno doppio. Ad esempio, questa qui è una carta nuova dell'espansione che ci dà due terreni, sia roccioso che acquoso. Niente, ma il terreno doppio. Allora, ho iniziato io, ok. Allora, tu cosa avevi? Il triangolo? No, ma puoi averli qualunque, non importa. Ok. Cioè, se hai di nuovo anche tu il triangolo e i funghi, va bene, lo stesso. Tu il triangolo non ce l'hai. L'ho coperto come un babbeo. Però ti servirebbe o il lupo. Perché qua ci sono i lupacchiotti. Due zampe non li ho, non le ho. Quindi niente. Lì mi manca l'albero. E manca l'albero, però prima o poi arriverà l'albero. Prendiamo questo lupo qua. Banana, albero, scarafaggio. E tocca a te. Sì. Allora io il felino. Allora io con due. Il felino. Anzi, rana. Mozza. Con 4 prendo questa e albero, no, gioco questa qui che mi dà la zampina sullo scarafaggio, prego. Questo qua ti chiede di avere due strade? Sì, devi avere due strade e tu in realtà ne hai una. Ah, due strade libere. Sono due strade libere. Ah, due strade libere. Due strade, okay. Ovviamente poi la piazzi su una sola, okay. Ma ti chiedo due strade libere. Chiedo scudo. La rana, il corno. Anche perché in realtà quando tu poi usi la strada, la giri, io non l'ho fatto prima, e non hai più il simbolino. Ok. E quella che non usi ha il simbolino aperto. Ok. Giusto, vero, io l'ho fatto inconsapevolmente. No, una strada ce l'ho, mi serve una ce l'hai, sì, l'ho fatto inconsapevolmente. E sono un po', anche io sono un attimo al bagno, sono un attimo fregato. Chi è l'ultimo? Sono un attimo bloccato pure io. Io devo avere 2-3 incastri buoni e devo averli però, ovviamente. Perché lì mi manca la zampa. Questo qua non mi manca una zampa. Questo qua mi chiede una strada e mi manca sempre sto cavolo di albero maledetto. Ti manca l'albero? Lì non c'è un albero da fare, no? Lei mi chiede la staccionata c'è, sì. E ti chiede di fianco a una casa. Ok, però io questo lo sposto. No, vabbè, fai finta che sia tutta la destra, lo metti sulla rana, cioè. Sì. Facciamo così. Sì, potrebbe essere. Questo mi dà anche il fiore, se può essere. L'unica cosa sensata. Vabbè, insomma. Tocca a te. Ecco, quello con la larva è uscito. Tocca a te. Allora, vediamo un po'. Rana, zampa. Allora, io vado. Io vado da nessuna parte. Allora, cosa abbiamo con due? Farfalla non ce l'ho. Albero. Una strada, quei terreni proprio io non li ho manco visti.
Rana, albero e scarafaggio. Scarafaggio non ce l'ho più. Mamma mia santa. Sono proprio, come si suol dire, alla deriva. Ho due o tre, non ho molta scelta. Staccionata non ce l'ho. Scusa, ma sono proprio... A me non dà fastidio la parte di analisi. So che può capitare. Due. Sì, perché... C'ho delusione in me. Allora, facciamo così. Pesco tre carte. Tre carte nord, grazie. E ne tengo una. Allora, prima che tu faccia il furbo, metto quella lì. E farò anche io la stessa azione, pesco tre carte e però reclamo l'obiettivo perché ho il rapace e la casa. L'avevo fatto anch'io, ma è anticipato. Non ho avuto modo. Mo basta veramente. Allora, queste due vanno giù, grazie. Sì, vabbè. Ecco, quindi hai già 4 punti in più di me. Porca. Facciamo silenzio. Non parliamo. È finito, giusto? Perché tu hai giocato. No, aspetta, devo scegliere due carte a scartare. Quella mi chiede la staccionata. È l'unica. Questa. E mo basta veramente. Ma è proprio frecato. Vai, tu che te. No, è finito? No, io ancora una tessera. Ah, scusa, ce l'ho qua. Scusa, perdonatemi. Allora, le due strade non le posso prendere. Quello no, la farfalla, vabbè io prendo questo, senti. Prendo questo e mi gioco questo qua. No, però mi compro anche la casa. La casa è preziosa, Se mi copro il verme... Sì, il verme in realtà... No, si copre il verme. Voilà, questa bella falena. Ok, allora io ho preso quello, quindi ho tre avanzamenti col kayak. Uno, due, tre. Questo cosa... Che bonus era? Prendi una carta dove vuoi. O da qui o da qui. Sì. E invece lì cos'è che ti dà? La prima carta. La prima carta, sì. È una carta staccionata. Sì, allunghi un po' il brodo. Però, cioè, sì, forse ottieni due carte in più qua, però. Perché ne ottieni una qui e una qui. Fai il giro più lungo, ma hai due carte in più. Allora, perché tanto io lì l'obiettivo non ce l'hai, quindi se non hai l'obiettivo non ti conviene. Vabbè, tanto adesso cosa fai? Tre? Sì. Uno, due. Vai dritto. Allora, peschi una carta. No, niente, non peschi niente. Devi andare poi qua. Sì, no, se non hai l'obiettivo non ha senso, Cioè, tu è vero che accorci, però tanto... E accorci sei più vicino agli 8 punti lì. Però non sono messo bene, fidati. Ma per niente sono messo bene. Allora, questa andava rimessa. Non so quando l'abbiamo usato. Adesso. Non sono accorto. Ah, ok. Allora, fine turno. Andiamo al quinto turno. Quindi, dobbiamo togliere le carte fiume, le sostituiamo. Passi la testa. Adesso ti passo tutto. Grazie. Metto solo questi. Allora. Così e così. Primo giocatore passa a te. Devi recuperare la tesserina laggiù. Voilà. Lì manca la larva, lì manca la staccionata. Una staccionata. Staccionata. Questo non lo uso più. Quello mi dà una casa e la stacciona, mi copre la casa e la stacciona, a me, se copre la casa a me che cazzo me ne frega, no? Tanto c'ho il diesel. Se mi copre la casa e la staccionata, eventualmente. Quello là, due fiorellini, neanche nei peggiori bar di Caracas, e tanto mi manca sto albero, c'è niente da fare, devo fare sto albero, basta.
Abbiamo capito. Io sono in Baia dell'Albero. Quindi, qui per fare sto albero, sì, per fare ci vuole il legno, legno eccetera, eccetera. Quindi, andiamo a prendere sto cosa. Staccionata e verme. Però sì, per fare la staccionata ci vuole la staccionata. Ah no, c'era la staccionata. No, ci vuole la staccionata o la casa. Giusto. Copro la casa. Ok, rifilla. No, io vado a prendermi due tesserine di passeggiata. Vai. Ok, io gioco due carte. Ok. Che saranno per l'appunto questa qua che mi copre la staccionata, che vuole due staccionate. Due staccionate hai l'albero. Sì, e poi il lupo, il lupacchiotto. Il lupo. Che vuole la zampa che non ho più. Li mortacci sua però. Ok, scusate. E allora questa vuole la larva e vuole la bacca. Ok, porca bacca sempre. Allora, io gioco due carte e mi gioco, allora, due passeggiate, questa che mi chiede, vabbè, la tesserina, la farfalla e il fiore, e questa che mi chiede l'uccellino e la casa. Non l'avrei mai detto, ma ho già giocato tre passeggiate. Hai visto? Sapevo che sarebbe finita così. L'ho sognato stanotte. Ho un déjà vu. Buono, il falò è già pieno. And you know, and you feel déjà vu. Un saluto a Bruce Dickinson. Ciao Bruce. Ciao Bruce. Vienici a trovare. Ti do l'indirizzo. Vespucci Road. O a Caccia Avenue. Vai. Allora, io... Io ho i pugni nelle mani. Ho i pugni nelle mani, sì. Ho seriamente i pugni nelle mani. Sì, sì, è che le carte fanno veramente schifo. Ah, ma mi sa anche per te fanno schifo. Non è la mia impressione, quindi. No, no, c'è un giro di carte veramente... C'è un giro fecale. Quanto? 5 no. Direi, oserei dire c'è un giro di feci anche, sì, comunque. Sì. Mi piace questa. Però adesso mi manca la zampa, perché prima ho fatto l'albero... Manca la zampa, tutto è una tragedia nella tragedia. Sta sì, partita. Sì. Allora vado a coprire il mare, il fiume. Quello là si muove di due, per favore. Peschi una carta dove vuoi. Dove voglio, perché voglio e quando voglio e perché l'è. Io non sono più riuscito a muovermi nel fiume. Quello non è male, perché quello mi fa muovere a casa. C'è una strada. C'è una strada, sì. Non c'è più il verme. Questo non è male. Giulio Verme. Ho appena coperto il verme. Ma guarda, ma tutti i vermi, l'ho appena coperto. Te la pigli. Verme infame. Te la pigli del culo. Undergu. Vadi, allora, vadi. Vadi, io vadi. Ma... Due pesci. No pesci, no parti. Allora io faccio così, mi prendo il pesciazzo e me lo vado ancora a mettere. Ha detto azzo. Sì. Ha detto azzo. Okay. Occhio alle parole, che siamo in censura. Azzo. Non ho detto parolaccio. Commentate nel video se azzo è una parolaccia. Sì, sì, sì. Dottor Randazzo. Esatto. Scusi. Ah, però posso giocare... No, ho giocato quella carta. Giusto. Quindi facciamo silenzio. Un saluto al dottor Randazzo, a Benigni e al suo zabaione. Allora, zampa. Perché non ho più le zampe? È vero, perché è lo stesso motivo di prima. Non ho le zampe. Non ho le zampe. Non ho le zampe. Non ho le zampe. Per amarti. Non ho le zampe. Diceva, cantava il T-Rex. E colloco questo qui. Quindi la strada okay. Si gira. Avanzo di due lì. E
prendi la diga di Castori. Ma chiama la diga. Viva la diga. Viva la diga. E qui ci fermiamo. Allora, io adesso faccio questa roba ultra super power. Immaginavo. E gioco questo su una rana, un uccellino o un pesce, quindi posso giocarla tranquillamente su un pesce, vado avanti di 4, 1, 2, 3, 4 e prendo una tesserina. Figurte. Di queste, non so, non lo userò mai. Figurte. Allora, i due foglie ce l'ho, mi manca la zampa, sempre, sempre la zampa che mi manca, sempre la stra maledetta zampa. Va bene. Vabbè, iniziamo a prendere la zampa. Io ho sempre queste tre carte che viaggiano in mano da quando. Quelle due carte che ho pescato prima ce l'ho ancora in mano. Non mi servono a una beata mazza. Allora. Una beata macbacca. E vado a coprire. Oh, guarda cosa c'è. Il title cover della copertina base. Devo coprire o l'albero. Ok, faccio ancora un avanzamento lì e mi fornisce. Vedi, alla fine hai fatto il giro lungo, ma siamo lì. Beh, tu fai 8 punti, io no. Tocca a te. Vabbè. Allora. Mi è rimasto un 1 e un 3. La bacca. Porca bacca, sempre. Finché non la bacca va. Sì. Però c'ho il fiorellino, quindi con niente non lo posso prendere. Perfetto. Con niente. Non lo posso prendere, porcaccia miseria. Ho 3, 2 zampe e una sola. Scarafaggio non ce l'ho più. 2 zampe, ma anch'io manco a pagarle. Quel terreno lì sempre niente. 2 paludi, non ce le ho. Oh, ma buono, eh? Non male, direi. Ben fatto. Una casa e un uccellino, vabbè. Vado qua e mi prendo questo. E adesso posso giocare sulla rana, perché io vedo che no, le rane servono. Giovanni Rana. No, vabbè, mi tolgo la rana. Rana, zampa e albero. Io l'albero lo tengo perché ci sono affezionato. E vado di qua. Due. Cos'è? È la lince. Però linci patata. Io gioco questo e purtroppo scarto questi due. Ti manca il perché segno. Mi serve. Ti manca il segno. Sì, perché devo avere questa. No, scusa, scarto lui per avere la zampa, sì, che mi manca. Certo. E vado a coprire questo. Ok. Cos'è N, quindi ho sotto N. Allora, tu hai finito il round, io ho l'ultimo da 1. Allora, terreni 1, terreno 10, quindi non mi serve più niente. Potrei fare, mamma mia. Quindi i terreni no, a me non li prendo più. Una barca, il fungo. Questo non lo posso più giocare, però io farei così comunque. Faccio così e vado a giocare questa valigia che mi chiede un fungo, ce l'ho. Mi manca la bacca, io scarto due carte con queste due carte.
che quelle che ho preso prima non mi servono a niente, e vado a metterla qua. Sono tutte e due sud. Ok, finito. Andiamo sull'ultimo turno. Sì. Allora, il primo giocatore sono io. Sì. Quindi passami pure il promemoria della rosa dei 20 e dei 30. Allora, è l'ultimo round. Quindi come ci muoviamo? Allora, vediamo un po' sul fiume. Sul fiume albero, verme, niente. Farfalla e scarafaggio. No, più vermi, scarafaggi. Due fiori non ce li ho. Due pesci. E due pesci ce li ho. Allora, io vado sul fiume. Mi prendo questo, lo gioco su un pesce e vado avanti di 3. 1, 2, 3 e mi prendo la tessera tramonto da 4 punti. Ecco. Posso giocare, gioco e gioco direttamente già questa qua e la metto qua, facciamo così. Ci sta tutto. Voilà. Allora, pesce, larva e scarafaggio, ovviamente non ho più scarafaggio. Albero, larva, ok, posso prendere questa. Ok. Albero, larva e pesce. Albero, larva e pesce. E faccio 3 avanzamenti lì. Allora, 1, 2 e 3. Ok. Qualcosa... Mamma mia, proprio veramente terribile. Cioè, dottore chiama un dottore. E io pesco. 3, mi passi 3 carte nord, per favore. Che Dio mi aiuti. Questa non ci pensiamo proprio. Questa non ci pensiamo proprio. Questa... questa sì. Grazie, gentilissima. Molto gentilissima. Ok, anche tu. Ti sei dato alle passeggiate. 3 paludi. E dove andiamo con 3 paludi? Andiamo a palude. Allora, mi rimangono, abbiamo 4 turni, quindi se io gioco questo posso mettere 3 carte. Allora, abbiamo una farfalla e uno scarafaggio, niente. 1, però mi conviene. Quello no. Allora, io uso questo potere qua e mi prendo questa carta qui. Ecco qua. Tocca a te, non c'è stato un terremoto qua. O tsunami. Lo tu tsunami. Scusate. Sono cacerotto il legno. Chiedo scudo. Sono i momenti salienti. Che fa rima, eh? Allora, lì mi chiede sempre sta zampa maledetta. Che non ho. Sai che ti copio. L'unico modo. Allora, io col 4, mentre tanto tu scegli, col 4 mi prendo questa valigia. No, il micetto. E la gioco qua. Poi togli e poi giri la carta.
Ok, puoi rimettere una carta ovest e tocca a te. Io so già cosa fare, quindi... Tu hai tre segnalini, giusto, in mano? Sì. Ok. Sì, sì. Tanto la carta tramonto non la posso piazzare. Quanti tre spazi? Quattro, col quattro dove andiamo? A casa. A casa. Wow. Non possiamo dire dove andiamo. No, no, è meglio dire. È meglio dire. Perché sennò ci censurano. Questa qua che è la meno peggio. E gioco questo. Ok. Allora, è lì il triangolo. Ah no, ma le strade io le ho finite, quindi non mi interessa più. Allora, io... Boh, prendo questa. Ok, potrei anche giocare in realtà. Però la gioco dopo. Allora, gioco questa che vuole tre terreni acquatici. Vado di nuovo sul pesce e vado avanti di tre. Uno, due e tre. Tocca a te. Fasi salienti. Siamo al dunque. Fasi salienti oppure scendenti? Sì, sì, sì. Siendenti. Ah, come sta bello, proprio fatto bene, proprio non come le espansioni di Draftosaurus che sembrano è vero che sono disallineate. Fatte da un ubriaco, credo. Va bene. Di una bruttezza imbarazzante. Poi finisco senza carte in mano, perché questa roba qua... Vabbè, tanto non hai punti per le carte, quindi... Tocca a me, hai fatto? Allora, io gioco l'ultima carta... in realtà posso... 1, 2... Non mi aggiunge punti, quindi non cambia niente. Prendo questa, giusto per simpatia verso l'animale... Faccio tre punti con zampa, rana, no, non ce l'ho più la rana, non le faccio con questo. Zampa, casa, scusa, e uccellino. Io scartavo queste due perché mi mancava il triangolo. Sì, sì, sì. Che buono, io ho finito. Io ho questo 2, ma mi manca qua, mi manca l'erba. Ho finito. Posso prendere questo che deve andare adiacente a una casa, non ho la casa. Non ho la casa, qua non ho. Qua non hai il terreno. Qua non ho il terreno. Qua non ho il terreno. Quindi niente. Ah sì, posso prendere questo. Perché devo avere lo scarafaggio. Che non hai. Lo scarafone e la farfalla, sì. Vabbè, niente. Va bene, finisce qui. Allora, stop. Andiamo a contare i punti. È semplice, dobbiamo semplicemente contare i punti sulle carte, sulle passeggiate e qua sopra. Ok. Quindi comincio io. Sì. Diciamo così, faccio allora
Il fiume 13, perché ho sorpassato il 13. Mm-hmm. Anzi, anche i segnalini di bonus. 13, 16, 19, 21. 21. 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 40, 42, 45, 48, più 8, 56, più 6, 62, più 4, 66. Bravo. Grazie. Complimenti. 66 sì. Punti, non dovrei aver dimenticato nulla. No, non ho giocato bene, quindi mi scuso con i telespettatori, la figura barbina. Comunque, allora, lì ho fatto 9. Tu hai fatto 9. 9 e 8, 17. Sì. Poi, 6, 9, 12, 14, 16. Quindi 17, 16 fanno 33. 33. 37, 39, 42, 45, 46, 48, 50, 53, 54. No, 54, 55, 56, 57. 56. Vabbè, comunque la sostanza cambia. Grazie. Bravo. 66 a 57. Grazie, grazie mille. Nonostante l'ora tarda mi ha fatto una partita direi anche decente. Perfetto, allora grazie per averci seguito, grazie a Gianluca per la partecipazione, grazie come sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per non perdere tutte le prossime novità, tutorial e gameplay, ce ne saranno uno sfracello e mezzo. Vi ricordo di seguire me e Gianluca su Instagram, trovate sempre il link in descrizione. E un ringraziamento sempre a Blasone Shop per aver sponsorizzato questo video. Potete acquistare il gioco cliccando nel link in descrizione e ottenere il 15% di sconto con il codice che vedete qui alla vostra destra. Grazie ancora, ci vediamo più avanti. Grazie a tutti, buon proseguimento. Buon ciao proseguimento, a tutti, grazie. Buonanotte. Ciao ciao.